Grande successo nelle due serate del Blue Bar Summer Festival 2019 di Francavilla al Mare. Nella prima serata il Prog Italian Party con musiche anni 60 e 70, mentre nella giornata di ieri sul palco si sono esibiti Sergio Caputo e Peppino Di Capri. Vedo che si presenta una bella serata, mi dicono. Di solito più o meno, insomma, se quando parto con una fase del repertorio finché qua e là, poi man mano che si scalda la serata, si scaldano le canzoni più famose, eccetera, c'è la soddisfazione del pubblico che è grande. C'è un Peppino Di Capri che sta per nascere o che sta crescendo? Qualcuno che può essere un po', ecco, il rappresentante futuro della musica che ha fatto lei durante tutti questi anni? Ma il fatto di musica secondo me è un componente, perché la cosa secondo me più importante è la timbrica vocale, che fino a mo' li sento, tutto è molto interessante, però non è che ci sia qualche timbrica che si avvicini alla mia voce, per cui per questo mi frego un po' le mani, soprattutto quando c'è rap, queste cose che imperversano. Io dico, vuol dire che c'è sempre spazio per un altro tipo di musica, un altro genere adatto ad altre generazioni, quindi come dire, sono tranquillo, ecco. Per un dolce segreto per noi, un amore proibito. Resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Questa sera doppio appuntamento con il concerto di Francesco Baccini e a seguire Roberto Vecchioni. Domani sera gran finale con un'orchestra che ci farà rivivere le mitiche musiche dei Queen. Cameriere!